Volley che sbarca a Perugia, il grande volley dei campionati europei. Ieri sera l'Italia ha battuto il Belgio per 3-0 ed ora la formazione azzurra giocherà a Perugia come la Serbia. E insomma, la presenza della Serbia, vedo già collegato, lo possiamo mettere in onda, Lorenzo Pelucca a Perugia, vuol dire tanto per la pallavolo perugina, perché verosimilmente ci saranno tanti sportivi che faranno il tifo per la Serbia a causa o grazie a questi due ragazzi che ti sono al fianco, Lorenzo, e che abbiamo piacere di ritrovare. Eh sì, è proprio così, Marco, hai ragione, sono qui con due colonne della nazionale serbia e serba e ovviamente due idoli assoluti della tifoseria della SIR, Aleksandar Atanasijević e Marko Podrašani, che hanno scritto pagine indelebili, indimenticabili con la maglia appunto della SIR Safety Perugia. Dunque faccio subito una domanda a loro, ovviamente la prima è scontata ma è anche dovuta, le sensazioni al loro ritorno qui in questa città. Sì, come dicevo prima, da quando hanno uscite le notizie che l'Europeo si gioca a Perugia non vedevo l'ora di tornare qua. Purtroppo non ho avuto la possibilità in ultimi due anni, giocando in campionato polacco, di venire a vedere qualche partita della SIR, ma sono felicissimo di avere la possibilità di giocare di nuovo a Pala Barton, che sicuramente quando entrerò là sentirò tantissime emozioni. Penso che tifoseria perugina è quello che abbiamo vissuto in 8 anni, quando sono stato qua, è il periodo più bello della mia vita. Pot, che le tue sensazioni, i tuoi ricordi? Ah, buongiorno anche dalla parte mia, sono sempre emozionato. Adesso, ultimi 2-3 anni, anche come avversario, mi trovavo sempre qua a Palo Barton e non ho fatto tanto bene nel campo perché ero sempre emozionato, guardavo sempre intorno tra sirmaniaci, tra tanti amici che sono rimasti per me amici della vita. Quindi vedendo che giochiamo qua europei sono sempre emozionato e non vedo ora di scendere in campo e di dare il massimo veramente. Ieri gli europei sono aperti con una vittoria schiacciante dell'Italia contro il Belgio, quindi ovviamente l'altra domanda che faccio ad entrambi è, visto che abbiamo già parlato e mi hanno detto che hanno visto la partita, un commento sull'Italia, che sicuramente sarà un avversario tosto, che la Serbia tra l'altro affronterà venerdì proprio al Pala Barton, in quello che sarà un po' il match clou di questa 3 giorni a Perugia. Quindi vi chiedo appunto un giudizio sull'Italia, ma anche in generale su che europeo vi aspettate. Sicuramente l'Italia è una delle squadre più forti, se non la squadra più forte del mondo in questo momento, è campione mondiale, campione europeo in carica, allora sarà sicuramente molto molto difficile giocando contro l'Italia in Italia, ma sicuramente anche noi abbiamo una bella squadra, siamo pronti a combattere, sono sicuro che non sarà facile, ma daremo di tutto per provare a fare una bella sorpresa. Il nostro obiettivo è andare sempre partita per partita. Domani iniziamo il torneo con Svizzera, che non dobbiamo sottovalutare, anche se sinceramente non conosciamo tanto bene gli avversari della Svizzera. Onestamente, secondo me, abbiamo preso il girone più difficile di tutti gli europei, perché giochiamo non solo contro l'Italia, ma sappiamo, se non vinciamo il girone, che dopo possiamo beccare anche i campioni in carica di VNL, che sono polacchi. Due squadre più forti in questo momento nel mondo, però noi siamo arrivati qua con una grinta giusta, con l'energia giusta di fare la sorpresa, e perciò domani dobbiamo iniziare bene il torneo. Pot, che quest'anno è stato allenato tra l'altro da Angelo Lorenzetti, che sarà il prossimo anno sulla panchina di Perugia, dunque ne approfittiamo per chiedergli brevissimamente un commento appunto sull'approdo di questo allenatore, cosa si devono aspettare anche i tifosi di Perugia da Lorenzetti. No, prima di tutto mi dispiace perché Angelo non è rimasto con me a Trento, perché è veramente una persona speciale, dove per 3 anni, dal primo giorno, abbiamo trovato sinergia, dove abbiamo lavorato molto bene, allenatore che capisce molto bene anche i giocatori fuori dal campo, non solo dentro il campo come pallavolisti, quindi le auguro veramente non solo a lui, anche a Perugia, un campionato stupendo. Marco, noi dobbiamo lasciare Aleksandar e Pot. Sì. Lorenzo, gli chiedi a Atanasijević, diciamo, per Perugia Volley è stato un po' il Maradona, no? Maradona sì. Quando tornò a Napoli c'era un tifo diviso a metà. Io non credo che i perugini faranno il tifo per la Serbia, ma simpatizzeranno per la Serbia. Sì. E se si sentono pronti ad avere un Pala Barton contro.
Brevissimamente chiedono, siete pronti ad avere il Palabarton, il tifo del Palabarton contro, oppure vi aspettate che per quello che avete scritto con la maglia di Perugia ci sarà un po' di tifo anche per la Serbia, non solo per l'Italia? No, è giusto che contro l'Italia la Palabarton ti farà per l'Italia, ma io spero almeno domani, dopodomani, che ci danno un po' di aiuto, una spinta di più e niente, alla fine... Per me quello è importante, vedere la gente, i nostri tifosi, salutarli, perché quello che hanno fatto per noi in 8 anni sono le cose più belle che uno sportivo può vivere. Perfetto, Marco, noi dobbiamo lasciare Bata e Potke. Grazie Lorenzo, ringraziamo anche per la collaborazione Simone Camardese dell'ufficio stampa della SIR, che ha collaborato per, diciamo, mentre...